oggi qui all'Hands-On di Schio abbiamo provato a mettere un po' più l'accento su quelli che sono gli aspetti psicologici legati a una patologia complessa che è la CRPS, dove appunto, come noi nel campo riabilitazione sappiamo tutti, la CRPS è l'agodistrofia, che è una patologia complessa, una sindrome complessa, dove appunto fattori biologici, psicologici e sociali interagiscono fra di loro. Allora, abbiamo dovuto fare una revisione della bibliografia per capire un pochino di più cos'è la CRPS, ma soprattutto gli aspetti psicologici, perché magari sappiamo cos'è la diagnosi, qual è la diagnosi dal punto di vista medico, la patologia, la fisiopatologia, però ci mancava da sapere, da indagare un pochino meglio gli aspetti psicologici legati a questa diagnosi. Diciamo che i risultati un po' di questa indagine, di questo studio, sono stati quelli di un utile strumento, che è lo strumento di misurazione del coping, quindi il COPE come strumento di valutazione, e ne sono venuti fuori alcuni suggerimenti utili, quali ad esempio il lavoro di gruppo, strutturare delle sessioni di riabilitazione di gruppo e poi anche riuscire a mettere un pochino di più l'attenzione sulle strategie della vita quotidiana, quindi le strategie di ergonomia, l'utilizzo di una mano non con movimenti ripetitivi fino a loro stessi, ma portando l'attenzione in movimenti funzionali.